colazione. Sono le 7, tu per le 8 meno un quarto c'è la prima ora? Sì, dai, tanto è quasi finito. Ok. Ilaria, vieni un attimo! E la mamma, va a vedere che vuole. Ecco, finisco questa pagina e vado. Ilaria, vieni! Dai, va a vedere che vuole, lo sai che quando fa così c'è di andare subito, sennò si incazza. Ilaria! Ma non può aspettare un minuto, che sta facendo? Muore, va a fuoco? Fatta così, lo sai. Beh, allora è fatta male e noi non dovremmo continuare a dirle sempre di sì senza mai contraddirla. Ilaria, vieni! Arrivo! Vado, ma questa storia non può continuare. Continuerà, pure per parecchio. Per te e per papà, forse. Io dentro questo manicomio non ci resterò per molto, vedrai. Vorrei tanto stare tranquilla, e invece vivo tra gli strilli, le lamentele e le prediche di mia madre dalla mattina alla sera. Beato lui. Sembra così tranquillo. Sicuramente a casa sua non fanno le stesse scenate che fanno da me. Non ha i miei stessi problemi. E si vede. Ciao. Oh, ciao. Come mai non c'eri ieri a scuola? Sono venuto perché mi dovevano interrogare. E dove sei stato allora? Non sono affari tuoi. Ehi, stai calmo, non ti ho mica detto niente, eh? Oh, ma che è successo? Ma niente, sai, quello è uno un po' stronzo, ci crede chissà chi, ma alla fine... Lascialo stare, è sempre così. Sì, beh, è carino, però all'aria di uno con la puzza sotto il naso, sai. Per me è già tanto se lo saluto la mattina. Comunque, piuttosto, hai sentito che non abbiamo più quadrocchi a chimica? Ma veramente? Che ci hanno messo? Uno nuovo, su una trentina. Dicono che è un gran figo. Se sono le tue solite fonti, come minimo un sessantenne. Vabbè. Ciao mamma, come stai? Guarda, un po' di mal di testa. Sai, oggi il nuovo prof di chimica mi ha interrogato, non mi simpatico. Che ore sono? Alle 2:30 devo chiamare Magda. Sono le 9:50, mi ha interrogato, dicevo. Ha detto che se sono tutti preparati come me, avrà la vita facile. Guarda Silvio, ho mal di testa, per favore, vai, ne parliamo più tardi, vai per favore di là. Non mi sta mai a sentire, è una volta mal di testa, è una volta non c'è. Neanche se ne è accorta che ho detto una stronzata. Sono tutte uguali queste donne. Silvio, che fai? Vuoi fare due passi? Adesso, ma vuoi scherzare? Dai, andiamo che facciamo due chiacchiere prima di cena. Sapete, ho avuto una giornata bellissima oggi. Mi stavo quasi per saltare l'affare e poi ho detto, vabbè, amici come prima e l'affare non si fa più. È impallidito. È totalmente impallidito. E ovviamente alla fine ha concluso le mie condizioni. E questi sono affari, Silvio, e funzionano così. E tu lo imparerai una volta che avrai finito con questi videogiochi, con gli studi. Queste cose noiose. E mi sa che tu non ti diverti un po' tanto, eh? Senti, ma ce l'hai la ragazza? Non credo proprio. Sta sempre seduto in quella stanza a giocare alla PlayStation, ai videogiochi o col suo amico meccanico, il Gianfranco. A proposito, e già che ci sono in argomento, non dovevi dirgli qualcosa? Cioè, è un bravissimo ragazzo. È un bravissimo ragazzo, sì. Ma è sempre un meccanico. E che cosa pensi di avere in comune? Con Gianfranco, di che cosa vuoi intenderti? Ci intendiamo benissimo, sì. Anzi, a dire il vero, è la persona con cui mi intendo meglio. Ma pensa, ma però... Non te la prendere, lo sai com'è strano tuo figlio, lo conosci, no? Dai, è tardi, andiamo a cena. Andiamo, va. Ma tutto il mondo è davanti allo stesso libro. Sai, ero rimasta indietro, col vecchio professore studiavo e non studiavo. Se c'è una materia che ho trascurato, sicuramente è chimica. Ma mi sono rimessa in pari, sai, domani se mi interroga faccio un figurone. Ma se era un nuovo prof? Dicono di sì, io non credo. Pretende che uno studi, ma poi dà soddisfazioni. Magari fossero tutti così, professori. Sai, credo che viva solo per insegnare. All'aria di uno che torna a casa sempre triste. Dovessi vedere come va in giro, tutto trasandato. Beh, allora chi vede nostro padre, sempre tutto lindo e pinto, penserebbe che era la persona più felice del mondo, invece...
Povero papà. Povero papà che significa? Beh, significa che... Ilaria, ti prego, di' alla mamma che non volevi dire niente di che. Dovevo immaginarmelo, questo è il ringraziamento per tutto quello che faccio per voi. Non mi fermo un attimo, dalla mattina alla sera. E voi che fate? Dite povero papà? Sicuro, sono io la stronza. Ma non vi rendete conto quello che ho fatto per voi? Per la casa, per la famiglia, per tutti voi? Mamma, ti prego, calmati, non fare così. Non ti far trovare in questo stato da papà. Come no, povero lui, è stanco, ha lavorato. Facciamoci trovare tutte carine e sorridenti. Ma appena arrivo, gli racconto tutto e voglio proprio vedere se anche lui si sente una vittima. Ma se è così, da domani me ne vado per sempre. Basta, io non ce la faccio più. Chissà che scene quando torna papà. Manda la Vecchioni per prendere il registro di classe. E prendilo pure, Ilaria. Grazie. Ma sei brava in italiano come in chimica? Io... Boh, la professoressa dice di sì. Quanti anni hai? Oddio, io non lo so. Ma vai pure, Ilaria. Arrivederci. Oh, c'è il campione. Oh, c'è così? Quanto fa allora un giocattolino come questo? Dipende da chi lo guida, se metti a me il volante gli anche 300 all'ora nella strada. Ma da quel coglione del proprietario al massimo 150. Un giorno gli avrò a comprarmi una macchina di genere. Un giorno smetterò di fare questo lavoro di merda. Ma non ti piace il tuo lavoro? Ma sei abbandonato la scuola per farlo? Una volta era così, amavo il mio lavoro. Volevo comprarmi un'officina tutta mia e lavorare finché volevo le macchine mi piacevano. Ora mi faccio un culo così e basta. A proposito, che fai domani pomeriggio? Per comprare di mia sorella e ho mezza giornata libera. Va bene, ok, posso, ma che ora? Senti, ma domenica ci vai anche te alla festa di Marina? Scusa, ma chi te l'ha detto? Il fratello, mio amico. Beh, diciamo che ci vado solo se vieni anche tu. Io? Ma che scherzi, la domenica ho altro da fare, mica perdo tempo con i ragazzini. Perché scusa, tu saresti un uomo? Senti, me lo fa un favore? Se posso. Quando mi rincontri non salutarmi più. Contaci. Perfetto. Bene. Cosa non fareste voi donne per avere l'ultima parola? Che fai, non studi? No, non mi riesce. Io dico che è malato. Sono 10 giorni che non viene a scuola. Ma di chi parli? Del professore di chimica. Voi sarà malato. Una bella scoperta, te l'ho appena detto. Solo vorrei sapere come sta. Che dici, se gli telefoni è troppo? Ma non saprei. Dimmi una cosa, se gli telefoni poi ti metti a studiare? Sicuro. E allora telefona, però prima che torni la mamma. Comunque è da poco che sei strana, eh? Perché dici così? Una persona non si può neanche preoccupare della salute degli altri? Allora? Niente, niente, domani torno a scuola. Ma perché sei tutta rossa, che ti ha detto? Niente. Forse era meglio che non telefonavi, però. Sai, l'ho chiamato solo per sapere come sta. Speravo che se ne ricordi però quando te l'avevo di fine semestre. Ma smettila! Una macchina come questa se da quanto costa? Non cambiare discorso, la compri nuova la macchina Genesi per colpo. Con Franco te l'ho detto, l'ho spiegato anche ai tuoi amici, non si può fare. Di piuttosto che paura, lo dicevamo che non gli è dato. Sono io che ho sbagliato a giudicarti, che vedevo come noi, e invece... No, non è vero, non ho paura. Ma cerca di capire, il proprietario è un amico di mio padre, potrebbe insospettirsi. No, non sospetteranno di nulla. Guarda, è un piano perfetto, da dove lo guardi guardi è perfetto. Tu ti metti a chiacchierare col proprietario. Lo so, lo trattengo, così il personale se ne va e siamo soli. Poi veniamo noi e facciamo tutto. Quando che la polizia arriva e ti va a giudicare io a vuota e voi due legali, mi dici come fanno a sospettare? No, non ci sto. Allora lascialo dire, sei un cagasotto. Pensavo di due.